con un ospite. Valeria, allora, sta per partire la manifestazione a Firenze. Che aria si respira? È naturalmente un'aria non bella perché c'è moltissimo dolore nella comunità senegalese. Siete collegati con Piazza Dalmazia, dove il corteo si sta radunando, c'è molta gente, moltissime persone di colore, molti italiani. Avete detto bene voi da studio, c'è qui accanto a me un ospite, si chiama Mascio. Io chiedo scusa se non so pronunciare bene il suo nome. È un senatore dei senegalesi all'estero, un uomo che vive a Pisa, che torna però spesso in Senegal per la sua attività politica. Allora, lei conosce la Toscana e quello su cui tutti in questo momento si interrogano era questi eventi sono in qualche modo annunciati da un razzismo strisciante o è davvero solo l'azione di una persona singola che non è influenzata da una società? Io conosco bene la Toscana perché quasi da 20 anni che vivo a questa città, a questa regione. La mia residenza è Pisa, ma comunque faccio tutta la regione toscana. È un problema in cui non possiamo dire per ora. Probabilmente razzismo si può essere, ma comunque nei primi informazioni che avevamo, che era un regolamento di conto, il problema non sarà così. Se è regolamento di conto, credo che non dovrebbe essere di scegliere soltanto da senegalesi a senegalesi, ma sarà altrimenti insieme. È un problema in cui dobbiamo riflettere, stiamo riflettendo per poter capire veramente perché questa cosa, perché questa cosa. Lei in Italia da 20 anni, le cose sono cambiate, c'è più razzismo di prima, gli italiani sono più intolleranti, più scontrosi nei vostri confronti, diciamo nei rapporti di tutti i giorni, al di là di un gesto come questo che è criminale. Ma il razzismo italiano, io posso dire che è diminuito, ma il razzismo istituzionale in cui le leggi che fanno per la presenza, per gli immigrati, queste leggi sono discriminali. Quando ci sentiamo che nel Parlamento italiano si insultano gli immigrati, io credo che è un problema, un razzismo istituzionale. Ecco, perciò vi rendono, è lo Stato italiano che vi rende la vita anche più difficile, con le difficoltà burocratiche, con i fermi, i controlli, spesso. Ma fermi i controlli, tutti quanti, poi migliaia e migliaia di permessi di soggiorno sono bloccati nelle questure in cui noi non sappiamo perché, e senza permesso di soggiorno la persona non può lavorare. Una persona che li impedisce a lavorare a quel mese, a quel punto, dovrebbe sopravvivere per rimanere a questo paese. E come siamo persone oneste, come siamo persone dignitose, allora privendo la legalità di avere un permesso di soggiorno per trovare un lavoro, stiamo facendo questa vendita abusiva per sopravvivere dignitosamente e regolarmente senza fare di male a nessuno. Ma sicuramente noi le consideriamo che abbiamo il razzismo costituzionale che impedisce ai cittadini immigrati di poter svolgere loro diritti per poter fare il loro dovere, perché sono dei problemi insieme legati, dovere e diritti. Dobbiamo avere i nostri diritti, ma dobbiamo fare anche i nostri doveri. Ecco, avete sentito quanta veemenza, quanta. Non sono arrivato qui per fare un'altra cosa. Noi senegalesi sono arrivati qui per vivere la pace con gli italiani, con tutti, anche con gli stranieri. Da dove viene? In Da Senegal. quale città italiana abita? Apuseguio, provincia di Firenze. Come sono cambiate le cose per voi? Meglio, peggio? Peggio. Perché? Sì, perché noi vogliamo la pace, ma ci sono le gente che non vuole vivere la pace con noi. Deve vivere la pace come noi. Perché noi siamo cittadini del mondo. Noi siamo cittadini del mondo. Noi dobbiamo vivere la pace con gli italiani. Le immagini che sono abbastanza simboliche e suggestive. Eccole caso, le immagini in diretta, i cartelli, il destino dell'umanità è. Ecco qua, vedete, sentiamo anche i rumori dalla piazza. Grazie.
Ecco, vedete, con Faloni la partecipazione di tanti comuni. Insomma, sembra una manifestazione piuttosto consistente. Ci dice Aziz che cosa pensa vedendo queste immagini, cosa le viene in mente? Io prima di tutto, ecco, volevo insomma presentare le mie condoglianze a tutta la comunità senegalese, a tutte le comunità immigrate, ma soprattutto a quelle due persone che hanno lasciato la pelle in quella piazza, insomma, in una maniera così gratuita. Sono contento per tutti questi italiani che sono riusciti a partecipare a questa raccolta di firme, ma a partecipare a questa bellissima manifestazione tutta pacifica, e questo dà anche la possibilità di una conoscenza insomma, italiana, immigrata, straniera, che l'Italia deve insomma cambiare in positivo. Perché è stato un episodio eclatante questo di Firenze che ci ha un po' sconvolti tutti, ecco, non solo la città di molti. E questi sono momenti di orgoglio e di autorappresentazione. In questa giornata ci ha inviato due interviste, una è una cittadonna fiorentina e poi a un cittadino senegalese. Allora sentiamo le interviste e poi torniamo sulle immagini in diretta. Da quanti anni lei è a Firenze? Io sono di Livorno, però in Toscana siamo uniti noi la comunità senegalese. Quanti siete in tutta la Toscana? Allora, non so esattamente la cifra, però siamo veramente un numero importante. E si vede anche con la presenza dei senegalesi, si vede che è una cosa che ci ha toccato al fondo veramente. Ecco, sono cambiate le cose per voi da quando lei è arrivata in Italia? Certo, soprattutto qui in Toscana, dava un esempio. La Toscana era un luogo che dava un esempio a tutta l'Italia nell'accoglienza e la convivenza tra i popoli, però quello che abbiamo visto ora ci fa paura. La Toscana di ieri non è più quella di oggi, e questo deriva dalla politica cattiva dei nostri leader locali che sono influenzati dalla politica dei leghisti. Diciamoci la verità, il problema è questo. Le istituzioni locali sono influenzate dalla politica della Lega Nord, perché non ci tollerano più come prima, per il solo fatto che non c'è un permesso di soggiorno. Anche se è importante un permesso di soggiorno, però è soltanto una tessera con una immagine e dati personali. Ma l'essere umano è l'essere umano, devono rispettare la persona come essere umano. Parlano di diritti umani, ma davvero non ci credono, non ci credono, ci fanno finta di tante cose che potrebbero risolvere. Questo episodio è capitato proprio subito dopo quello di Torino, che è stata un altro raid di marca razzista. Gli italiani dicono sempre: io non sono razzista, però c'è sempre un però dopo, attribuendo responsabilità a qualcun altro. Allora ci sono italiani razzisti secondo lei? Italiani razzisti ci sono, e in piccola parte credo che lo siamo anche un po' tutti. È una parte molto nascosta che bisogna rivedere anche tutti noi. Ho sentito una cosa molto interessante in questi giorni, non mi ricordo chi l'ha detta, e hanno detto che anche noi cittadini comuni dobbiamo fare la nostra piccola parte ogni giorno, e questo è vero. Il discorso sarebbe lungo, ma anch'io devo rivedere certe mie posizioni. È difficile essere veramente aperti al resto del mondo. È difficile, però se questa convinzione è fortemente radicata, certo bisogna averla un po' nel DNA, nel DNA etico, però se ne siamo fermamente convinti bisogna avere il coraggio di tutti i giorni di fare le piccole lotte, perché non basta dare l'euro al supermercato per far riportare il carrello, non basta pagare una colazione. Io questo lo faccio, ma non mi assolvo per questo. Allora, tutte le volte io sento mezza frase, invece di tirare dritto, perché d'animo distinto non voglio creare problemi a me o in genere, no, ecco, ora ho capito che bisogna veramente lottare duro. Grazie. Prego. Siamo in piazza Santa Maria Novella, dove il corteo ricco di migliaia, veramente migliaia di persone è arrivato dalla partenza in piazza Dalmazia, il luogo dove sono stati uccisi due ambulanti senegalesi. Ce ne sono ancora tre in ospedale, uno è in gravissime condizioni. Un corteo molto doloroso per la comunità senegalese, ma anche per i fiorentini, che si sono svegliati con la certezza che il razzismo ormai è una pianta infetta, ci hanno detto, che ormai ha attecchito anche nella loro città, di cui invece loro hanno l'orgoglio di essere medaglia d'oro della resistenza. I massimi vertici di diversi partiti nazionali, Michi Vendola del SEL, Pierluigi Bersani
del PD e poi rappresentanti dell'IdV, i vertici delle istituzioni locali, il presidente della regione, il comune, moltissimi sindaci e presidenti di province della Toscana sono qui in piazza. I senegalesi sono arrivati da tutta Italia per gridare no al razzismo. Hanno detto: siamo una comunità pacifica, siamo qui per lavorare, ma ormai questo paese ci dimostra il razzismo anche a livello dello Stato, imponendoci mille vessazioni burocratiche, non concedendo i permessi di soggiorno. Veramente migliaia e migliaia di persone in piazza. Firenze è tutta bloccata, non è una città grandissima ma nemmeno piccola, ed è bloccata da questo veramente imponente corteo. Dal palco molti interventi per dire: non si tratta di un pazzo criminale isolato, si tratta di una persona che ha agito, il cui pensiero però è presente nelle teste di moltissimi italiani che per fortuna non agiscono con la violenza ma dimostrano disprezzo nei confronti degli immigrati, e moltissimi fiorentini sono scesi in piazza per dire che loro non ci si riconoscono. Per il momento da Firenze è tutto, a voi la linea. Non si può consolare con l'idea dei pazzi, qui c'è una reazione da avere innanzitutto sul piano culturale e civile, perché siano bloccati immediatamente dei rigurgiti di tipo razzista. C'è da chiedere alle istituzioni che facciano la loro parte, reprimendo con severità i fenomeni di terrorismo razzista. E c'è, in un momento di crisi, l'esigenza di essere vigilanti e di ribadire il concetto di fondo, cioè della comune umanità degli uomini. La politica deve partire da questo, se no non è politica. È un pensiero forte, non debole, cioè il pensiero che si debbano bastonare quelli diversi da noi, che sono comodi capri espiatori a cui attribuire le colpe dei mali del mondo, no? Gli immigrati vengono a rubarci il lavoro. Beh, è un refrain, un leitmotiv che si sente mica soltanto negli angoli bui delle strade, si sente nei palazzi del potere. Per 15 anni una classe dirigente ha, diciamo, sdoganato il peggior lessico razzista, ha costruito un razzismo di Stato, ha incitato alla stigmatizzazione di ciò che è diverso, rappresentandolo come spaventevole e minaccioso. Siamo un paese in cui chi nasce in Italia non è immediatamente cittadino italiano. Siamo in un paese in cui chi incita all'odio razziale prende soltanto una tirata d'orecchie. Siamo in un paese che ancora fa fatica a discutere del diritto di voto agli immigrati. Insomma, questa strage è frutto di una storia nostra che dobbiamo affrontare oggi di petto, se non vogliamo essere ipocriti. Quello che è avvenuto qui è un fatto grave che non va assolutamente sottovalutato, ed è necessario che ci sia una risposta che renda evidente come episodi di questa natura mettono a rischio la democrazia e la coesione sociale del nostro paese. Corteo anche a Milano con le stesse motivazioni, ma si sono vissuti momenti di grande tensione, ce li racconta Antonello Marzio. Un corteo di un migliaio di persone, per ricordare anche a Milano i due immigrati senegalesi uccisi a Firenze. Perché questi ragazzi che sono morti, che sono anche feriti, che magari resteranno tutta la vita disabile, chiederemo sostegno dei due governi alle loro famiglie, perché lo consideriamo come dei soldati morti nel campo. Per i manifestanti è stata un'occasione anche per chiedere cittadinanza a pieno titolo per chi nasce in Italia, un'occasione da parte della comunità senegalese per rivendicare leggi meno ostili per gli immigrati. Due anni fa hanno preso un sacco di soldi per i documenti, vedi? Ognuno quanti soldi ha fatto? La prima cosa, loro hanno chiesto 500 euro per pagare imposta e quindi hanno fatto anche i contributi, tutti hanno pagato e quindi non hanno fatto niente. Il corteo, partito nel primo pomeriggio da piazzale Loreto, si è diretto in stazione centrale. In piazza una folta delegazione di senegalesi, lavoratori nordafricani e militanti dei centri sociali. Qualche momento di tensione tra manifestanti e agenti di polizia, ma l'intervento energico del servizio d'ordine, composto anche da immigrati, ha evitato che la situazione degenerasse.